Ciao ragazzi, allora, a richiesta di un amico, mi ha chiesto se gli facevo un piccolo video su questo drip tip. Il drip tip l'ho comprato in Germania. E vi faccio vedere con un drip tip che più o meno conosciamo, quelli componibili, così potete vedere la differenza. Ok? Ed è caretto come drip perché per l'appunto è un drip tip diverso da tutti gli altri. Diverso perché? Perché, come potete vedere, è componibile. E io ho preso la versione meno cara, cioè questa piccolina che è 30 e passa euro, e si può prendere invece quella da 65-68, non ricordo bene, che ha ancora due pezzi. Il drip tip diventa più del doppio perché andremo ad aggiungersi due pezzi qui. Comunque, dicevo, il drip è componibile, quindi questo è un pezzo. Tolto questo pezzo qui, ci ritroviamo con il drip. Così togliamo un altro pezzo. Ok, possiamo sempre metterci il nostro pezzo perché essendo componibile lo facciamo noi della lunghezza che ci serve e con la combinazione di colori che più ci aggrada. Questo è ancora un pezzo. Vedete? E questo è il pezzo che va a mettersi negli atom, no? Perché vedete, ha le due fascette. La particolarità di questo del tip, di queste due fascette, lo rende di grande fattura perché il drip, avendo due fascette, non può ballare dentro all'atom come quelli lunghi di Siamod. Se voi avete il drip tipper tank della Siamod, sapete benissimo che essendoci una fascetta sola, il drip si muove un pochino. E ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4 pezzi. Adesso, se non riesco a spostare la telecamera, però vi faccio vedere i pezzi uno alla volta. Questo è quello che va inserito nell'atom, in cui andiamo a metterci un'estensione. Ok, andiamo a metterci un'estensione. Questa è la versione base, diciamo. Andiamo a metterci un'altra estensione e andiamo a metterci il drip vero e proprio. E questo è il fatto di oggi che con molto piacere, visto che mi è stato chiesto, ho fatto questo piccolo video. Vedete, il drip è molto simpatico anche perché ha questi piccoli baffi che lo rendono veramente un oggettino di tutto rispetto. Ora ve lo faccio vedere
come va messo, che figura fanno, come va messo, che come va messo lo sappiamo tutti, sullo scuba tank con il diver. Lo togliamo dello scuba tank, lo mettiamo sul Kaifun Mini, e lo possiamo provare in drip su un cisco, giusto per capire. Come mi sarebbe simpatico, vero? Bene ragazzi, questo è tutto e vi saluto, ci sentiamo presto e alla prossima, ciao!